acceso il microfono, c'è la ricetta verde. Basta? Bello, sì. Oddio no, sono uscita dalla ricetta. Eh sì, il telefono touch col guanto in lattice. Che kebab si fa in Armenia? Dov'è l'Armenia? L'Armenia. Ma ragazzi, però negli ingredienti non c'era. Oh mio Dio. Violetta e queste sono le mie cucine da incubo. Dove sono? Che cos'è questa cucina? È una cucina un po' particolare, una cucina di tutti, la chiamiamo così, perché siamo fondamentalmente a casa di tutti. È un posto nel cuore di Roma che abbiamo chiamato Together. È un posto dove ognuno può in un certo senso venire e sentirsi come se fosse a casa propria. Infatti io sono venuta a fare cucina da incubo qua, la distruggiamo subito così, non viene più nessuno. No, anzi, contentissimo di fare questa cosa insieme a te. Non ho ancora ben capito che cos'è che mangeremo, però sono contento di potermi mettere a disposizione e poter dare una mano. Grazie! Bene, cominciamo. Che cosa andiamo a cucinare oggi? Allora, faremo le polpette danesi all'italiana. Perché sono danesi effettivamente, tipo quelle che mangiate da Ikea. Cioè, avete presente, siete mai stati a Ikea? Sei mai stato quelle Ikea? Di truciolato? Sì, quelle! Infatti vorrei far vedere che il truciolato ce l'abbiamo. No, sto scherzando, è pangrattato. Adesso non facciamo veramente spaventare la gente. Però all'italiana, perché le originali si fanno con la birra. Ok, si fanno mantecare, si dice così, quando si tengono a mollo e poi si deve esaurire. Non sono un grande esperto, però secondo me la mantecazione. Che ha detto? Non è quella cosa che fai quando la pasta è pronta e poi la tieni un po' sul fuoco. Per far assorbire, no, il liquido. Sì, mi dicono l'allergia che è corretto. Benissimo, grazie, corretto, benissimo. Okay. Quindi faremo mantecare, poi se abbiamo detto. Oddio, oddio, cazzo. C'ho lo straccio, prendo lo straccio. Fantastico! Ma lo sono pensato sul piede! Capita, in cucina per il piede non lo so. Cioè, dobbiamo asciugarmi un po' anche il piede, no, scherzando. Allora, adesso io chiudo il cartone di vino. Dunque, vi dicevo, perché praticamente invece di farle mantecare, come tu mi insegni, nella birra, le faremo mantecare nel tavernello. Perché... Perché volevamo dare un tocco di italianità a questo piatto d'Oltralpe. Sacco d'Oltralpe. Da cifra d'Oltralpe, però sì, praticamente sì. Andiamo a vedere gli ingredienti che ci servono per questa fantomatica ricetta. L'ho detto? Le polpette facciamo? Sì. Sì, credo sì. Che cosa ci serve per questa ricetta? Del pepe. Pepe, eccolo qua. 50 grammi di burro. Come facevo? Ho lavato le mani prima di fare certo, questa cosa. Certo, assolutamente. A proposito di lavare le mani, io che sono una persona veramente professionale anche in cucina, ho portato dei fantastici guanti perché così, perché adesso dovremmo tipo impastare, schifare, capito? E vogliamo che nessuno si disgusti di vedere. Lei è davvero organizzatissima. Grazie. Non è vero, però questo, io lo questo è anche merito suo. Carino. Ma questi sono da cucina? Non riesco a mettere. No, sono i guanti quelli. Cioè, sì, tipo, sono i guanti quelli generici. No, beh, quelli. Cioè, li puoi usare dove vuoi. Io li uso anche per fare la tinta. E che risultati? Adesso facciamo l'esame rettale. Ci serve il sale. Che è questo qua, potete trovarlo nei migliori supermercati. Il succo di un limone. Faccio del limone. Il succo arriverà, immagino. Una cipolla, la carne rossa, che è carne de suino. Due uova. Una e due. Il pan grattato, che è il trucciolato. L'abbiamo già fatto vedere. Sì, da Ikea. 99 centesimi a metro quadro. L'olio d'oliva. Ah, è questo. Certo. In provetta. E poi ci serve il fantastico tavernello che abbiamo già mostrato prima. Esatto, proprio okay. Lui. Un'altra macca non andrebbe bene, non farebbe no, la stessa. Assolutamente, cosa. Assolutamente. Un'altra cosa che ci sarà molto utile perché dovremo tritare la cipolla sarà un tritacipolle. Che è una cosa fighissima che ho appena scoperto, che spero che qualcuno possa mostrarlo, tocca. Certo. Spero che qualcuno ce lo regali presto a Together, perché ancora non ho capito bene come funziona, ma non vedo l'ora di scoprirlo. Adesso lo scopriremo insieme. Ci manca la cannella in polvere. E andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Allora, intanto andiamo a prendere uno di quei cosi di legno che serve per tagliare le cose. Aha. Mi dicono dalla regia che si chiama tagliere. È il nome scientifico che stavo utilizzando, perché avendo i guanti è tutto molto più scientifico. Cosa vai farfugliando? Pulito abbastanza. Meraviglioso, guarda, è veramente. Sì. Grande, certo. È un attimo.
una crisi di spazio. Ok, adesso che abbiamo fatto questa cosa, faremo usare a Ernesto il tritacipolle perché gli piace tanto. Ok. Ah, ma si gira da solo ogni volta che schiaccio. Genio! Come si gira da solo? Ma che è davvero? Allora, dovete sapere che questa è una casa molto 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 ecologica e quindi io adesso andrò in crisi perché non sapremo dove buttare quello. No, quello è facile, ma nell'umido. Ok. Che abbiamo appositamente tradotto in ogni lingua, ma soltanto in inglese, perché questa casa è frequentata da un sacco di persone che vengono da ogni paese del mondo. Ah, hai scelto il taglio longitudinale. C'è un perché a questa cosa? È sbagliato? Tutto sembra sbagliato se lo dici con quel tono. Figo. Comprate anche voi un tritacipolle. E non piangi nemmeno con questo. No, un po' piangi dopo però. Oh, ci serve una padella. Quindi metto il contenuto qua dentro. Sì. Vado, okay, vai, vai. Butta tutto. Regia, però ti fai vedere che ti conoscono. Vieni qua un attimo. Buongiorno. Per chi non conoscesse Ilaria, andatevi a vedere La fidanzata di merda, che è un video in cui le ragazze fanno tutto quello che non dovrebbero fare con un ragazzo. E La fidanzata di merda è stata interpretata da Ilaria. E oggi ci curerà la regia. Ciao. Tamponati. Vai. A questo punto, prego, ce l'andiamo a mettere sul fuoco. Tipo di 1, 2, 3, 4. 1 è il minimo, 9 è il massimo. Ok, facciamo tipo 4. Quello è 9, però. Cosa scema questa? Mentre la cipolla si rosola, in una ciotola dobbiamo disporre la carne macinata. Aggiungere le due uova, il pepe, la noce moscata. Ah, vedi che ci serviva la noce moscata? La ciotola ti serve, quindi? Sì. Ok, una ciotola. La cannella e aggiustate di sale e di pepe, che esattamente sarebbe tipo a cazzo di cane. Una volta che avete messo tutto dentro, chiaramente va tutto bello. Oh mio Dio, andrà tutto bene. È arrivata la nostra ciotola. Tampono di nuovo. Tamponati. Dobbiamo mettere questa fantastica carne a riporre. Così. Tensione, quello umido, polistirolo. Quello è non riciclabile. Praticamente il non riciclabile, per chi ci segue da casa, è il secchio dove metti tutte le cose che non sai dove mettere, cioè che non trovano posto negli altri secchi. Capito? Quindi le uova. E voilà. Il pepe, la noce moscata e la cannella. Ti piace piccante? Falla finita, omaccione. Ora mettiamo un po' di cannella. Di spicy. Spicy. La noce moscata. Questa è sigillata, perciò dovrei trovare il modo di aprirla. Così. Vedi? Era facile. Qual è il verso questo, vero? Così te la grattugi sulle mani. Vado, eh? Vai, vai. Non l'ho mai fatta una cosa del genere, sinceramente, ti giuro. È una sensazione particolare. Strano. Polpettine danesi. Ti inserisco la segatura. Ah, adesso è cambiata tutta la sensazione. Andiamo a metterci dentro anche le cipolle. E poi andiamo a fare tutte le polpettine. Oh, mamma. È pesantissimo. Infatti pesa un sacco questa padella. Cioè, mi si sta strappando un arto. Ah, belle calde queste, cambia ogni volta la sensazione. Da together ci sta la cucina con i fornelli. Oddio, che è? Un dente? No, una cipolla poi. Sembra un cervello. Ma proviamo a fare queste polpette. Ah, già, adesso si può. No, questa cosa l'ho già fatta in passato. Guardate, la polpetta perfetta. Cioè, ditemi voi se non è una polpetta perfetta. Anche la tua è la polpetta perfetta. Ha un po' le orecchie, però sono le... Le orecchie. Adesso andiamo avanti e poi cuociamo. Come le cuciniamo, eh? Allora, non ne ho troppo idea, però secondo me gambero rosso. No, non era gambero rosso. Giallo zafferano, era un colore, c'era. Oh mio Dio, ho dimenticato un ingrediente. Vabbè, non lo diamo a nessuno, ma... A farina. Ragazzi, è pure bello importante. Io lo so fare il giocoliere, però non so se posso fare con le polpette. Ti do tre patate, lo sai fare? Con le patate sì, mi piace mettere in mostra le mie skills. Me coglioni. Tre ce la dovrei fare. Oh, fenomeno! Pure! Beh, è una patata. Forma irregolare, per quanto. Certo, non è una pallina una da... Una patata, sia sempre. Cosa ha detto? Grazie per questo tocco maschile. Vabbè, comunque ci potete venire quando volete. Poi in effetti questa è una casa un po' particolare, mi racconto. Vai, vai. Questo posto è qualcosa che abbiamo definito un cross inspirational place. È quindi un posto dove chiunque come lei può venire a fare delle cose. In pratica è una casa un po' di tutti. C'è chi ci abita, c'è chi ci abita temporaneamente e c'è chi invece attraverso un sito internet ci viene semplicemente per organizzare delle cose. Stiamo partendo con dei corsi di inglese, abbiamo fatto lezioni di yoga, abbiamo fatto concerti in casa ovviamente, perché poi la casa è molto grande, quindi
quindi si presta, abbiamo un sacco di spazi. Fondamentalmente chiunque abbia voglia di organizzare qualcosa qui dentro può farlo creando appunto un evento sul nostro sito internet togethernetwork.org, poi ve lo metto in descrizione. Ve lo metto in descrizione, nell'info box. Tutto quello che avviene qui dentro avviene nel tentativo di ispirare gli altri, quindi è un posto, perciò abbiamo chiamato Cross Inspirational Place, dove persone che sanno fare delle cose possono venire qui semplicemente per mostrarle a qualcun altro oppure per insegnarle, quindi sono persone stesse che possono organizzare dei corsi, delle lezioni, workshop, seminari. E comunque non vi preoccupate, perché tutto quello che succede a Together rimane a Together. Più o meno. Allora, come potete vedere, non deve rimanere così, chiaramente il vino si deve assorbire insieme al limone e deve fare tipo tutta una cremina simpatica. Continuiamo a cuocerlo e poi lo mangiamo e vediamo com'era. Ciao! We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun.